Sei ospite di TRM, la trasmissione Rosa e Nero, il cui allenatore è Ignazio Arcoleo, che ha una rubrica da noi e di cui tu sei stato un allievo per molti anni e che insomma ti ha lasciato comunque una traccia in un'annata molto particolare come quella del Palermo dei Picciotti. Un saluto a Ignazio. È un maestro, hai detto te. È un maestro, è stato un maestro di tutti noi in quegli anni. Giocavamo veramente bene. Fummo l'unica squadra a un certo punto a non avere ancora subito una sconfitta tra tutti i campionati professionistici. Eravamo una squadra che a inizio stagione non aveva niente a cui pensare tranne la salvezza. Poi a un certo punto mi sembra che prima dell'ultima partita del girone d'andata eravamo primi in classifica. E questo era un merito che aveva sicuramente lui e poi noi chiaramente che riuscivamo a mettere in pratica quelli che erano i suoi insegnamenti. Grande uomo, grande professionista, mi risulta strano vederlo magari adesso alla lavagna, come dicevi tu, a far notare gli errori commessi da altri, invece secondo me dovrebbe stare in campo ad insegnare calcio perché è veramente un maestro. L'avete insomma riconosciuto, Roberto Biffi, una delle cose da non perdere di questa sera, l'uomo dei record, capitano di quel Palermo con te Ignazio, intervistato da Paolo Vannini in occasione della presentazione a Milano, la ripresentazione a Milano del libro su Renzo Barbera, ne parliamo dopo. Intanto tu poi mi puoi spiegare l'onda elastica difensiva contro il Cittadella, la sorpresa in Goi, mi fai vedere il gol di Hernandez, però io la domanda te la devo fare. Ma Biffi, l'onda elastica difensiva la sapeva gestire o no? Io a un certo punto del campionato frequentavo la scuola a Coverciano e ho detto che secondo me i centrali più forti che c'erano in giro in quel momento erano Biffi e Ciro Ferrara. E forse mi sono fatto del male da solo perché l'anno dopo hanno avuto tantissime di quelle richieste che facevano fatica anche a rinnovare, il presidente faceva fatica anche a rinnovare le meritate esigenze economiche di questi due ragazzi, perché hanno fatto veramente un campionato straordinario. Ricordo a tutti che Biffi giocava staccato dietro con Salvemini di 15 metri e all'inizio era riluttante a fare questo tipo di gioco, quando poi ha cominciato a divertirsi, e quella squadra è stata una squadra che dominava il gioco in casa e fuori, non aveva un grande potenziale offensivo, eravamo leggeri in attacco, però prendevamo pochissimi gol, tant'è vero che siamo rimasti per 13 settimane imbattuti, il Parma neanche ha tirato i po', Guidolin, te ne dico uno, Guidolin che l'anno prima vinceva 4-0, che è l'allenatore che ha sempre battuto il Palermo contro il Vicenza che faceva la Coppa UEFA, quindi giocatori di Serie A, col mio Palermo che aveva 3 mesi di vita, non ha tirato in porta la favorita. 1-0 Galeotto. 1-0 Galeotto, ma il Vicenza, la cosa più importante, ha fatto 2-3 tiri sbilenchi nell'arco di 90 minuti. Bene, allora. E quello era merito dell'organizzazione difensiva che faceva capo proprio a Berti, a Gianluca Berti, a Biffi e a Ciro Ferrara. C'era anche Iachini in quel Palermo. Allora, ha parlato di tante cose Biffi, lo vedremo però poi nel corso della trasmissione. Allora Ignazio, onda elastica difensiva contro il Cittadella, mi pare che sia andato tutto alla grande. Allora, sorpresa in Goi e il gol di Hernandez. Allora, cominciamo col dire che le squadre hanno giocato completamente a specchio. Io l'avevo preannunciato questa cosa perché l'allenatore del Cittadella aveva giocato fuori casa contro le grandi squadre, sia Siena che Cesena, aveva fatto un modulo a 5 per poi passare a 4 contro il Trapani e il Varese, però non è riuscito mai a mantenere la sua difesa inviolata, e viene a Palermo, gioca con un modulo speculare a quello di Iachini, solo che Iachini mette la mossa di Iachini intelligente è stata quella di mettere Lafferty nella zona del regista avversario in maniera tale da disturbare le sue iniziative di gioco. Io ho messo le pedine con questo sistema, diciamo, di gioco che è quello che hanno adottato domenica le squadre. Come vedete il Palermo è nella metà campo, pressoché nella metà campo avversaria, quindi è facile subire contropiede negli spazi. Ignazio, perdonaci perché il mezzo è rudimentale, purtroppo non abbiamo strumenti elettronici, quindi se tu ti metti davanti alla lavagna mi dicono che non riusciamo a vedere, quindi riusciamo a tenere una posizione. Allora,
Arriveremo anche alla tecnologia. Allora, voglio far notare una cosa. Tutto questo spazio che c'è dietro i difensori del Palermo è uno spazio utile per fare contropiede. Quindi nel momento in cui il regista avversario è in possesso di palla, con un lancio lungo che ha cercato molte volte fra o negli interspazi o sopra la linea dei difensori, quindi una palla che va in questa direzione, poteva dare la possibilità agli attaccanti del Cittadella veloci di sorprendere i nostri difensori. Però che cosa è successo nel possesso palla? Vedete, Ingoi nella parte del Palermo rimaneva sempre libero. Il regista del Cittadella, se non mi ricordo... Busellato. Rimaneva libero nella sua metà campo. Poi gli altri uomini si confrontavano quasi a uomo nella zona di pertinenza. Quindi nel momento in cui Busellato era in possesso di palla, tentava questi lanci lunghi, ma... a palla libera, Lafferty andava già a disturbarne l'azione e la difesa nel momento in cui c'era Busellato con palla libera scattava in anticipo dietro, chiudendo praticamente gli spazi utili agli attaccanti che poi nella loro corsa finivano con intruppare sulla presenza fisica dei nostri arcigni difensori. Quindi questi palloni venivano poi anticipati e da Andelkovic e da Muñoz e poi giocati, Andelkovic veniva su e faceva un 3 contro 2 in mezzo al campo che ha dato quella netta superiorità di gioco al Palermo, tenendo il Cittadella costantemente dentro la propria area di rigore. Un po' meno tattica, adesso tecnica, grande tecnica di Hernandez, uno dei motivi per i quali abbiamo detto anche nella puntata precedente, ecco perché lo teniamo, cioè, non è che poi deve... Mi sembra di essere stato, quando qualcuno mi disse l'attaccante, serve l'attaccante, Hernandez sono fuori classe e non si discute. Cos'è stata la cosa che veramente, vedendo quel gol lì, tu dici, guarda, questo è un colpo da calcio? Guarda, ha fatto un colpo meraviglioso. Io insegno calcio ai ragazzi che vogliono fare qualche cosa, insomma, vogliono riuscire a fare calcio. Insegno la tecnica, insegno a tirare a giro. Proprio questo gol di Hernandez mi dà lo spunto di, secondo me, di grande aiuto per i ragazzi, perché vedendo questo gol, vedendo il gol che ha fatto il Napoli, l'attaccante del Napoli a giro sul primo palo, il gol del vantaggio del Napoli contro l'Inter ieri sera, mi dà proprio questa gioia di poter insegnare con maggiore convinzione questo gesto tecnico ai nostri ragazzi. Che succede? Difesa del il Cittadella sta perdendo ed Hernandez riceve una palla in mezzo a due difensori. I difensori rientrano e lo chiudono. Si vede? Sì, ok, adesso sì. Allora, Hernandez entra dentro l'area di rigore, si porta la palla sul sinistro, e c'è quest'altro difensore che riesce a chiuderlo. Ecco, gli si mette davanti praticamente per chiudergli lo specchio della porta. Hernandez si allarga la palla sul sinistro e poi a giro di interno sinistro da fermo, che è la cosa più difficile da fare nel calcio, perché nel calcio per tirare bene occorre una certa rincorsa, soprattutto se tu vuoi avere precisione e soprattutto se tu vuoi avere quella forza quel tiro secco, forte, che il portiere fa fatica a intercettare. Lui ha tutto questo, lui si è fermato in uno spazio, dicevamo con Totò in macchina, 50 centimetri, non più, in piena velocità, forza elastica straordinaria, si ferma e da fermo, con la palla a distanza di gioco, riesce a trovare un angolo che il portiere non è riuscito a trovare. Altra considerazione sulla partita di domenica, e mi piace chiudere questa nostra conversazione parlando di Ingoi che ha preso le redini del centrocampo del Palermo e ha giocato con molta razionalità, con molto ordine e con molta forza fisica, dando al centrocampo del Palermo un tale strapotere sulla forza e sulla prestanza atletica da fargli vincere nettamente il confronto con questa squadra. Sollevo un piccolo problema che potrebbe avvenire quando troveremo quelle squadre tecnicamente molto rapide e veloci che ci presseranno.